Siamo qua in mezzo al bosco e niente più naturale di un bosco. Ci viene in mente proprio l'idea di che cosa sia la crescita organica, di cosa sia, perché un bosco è un insieme di piante che sono degli esseri perfetti, che sono in grado di adattarsi, sopravvivere a condizioni diverse. E però ciascuna pianta è diversa. Segue una strada che è definita da ciò che è, ma è diversa. Ecco, la crescita organica di un progetto, di un'azienda, che cos'è? È crescere. Crescere significa diventare più solida o più grande o più nota o più felice. In un modo organico, cioè in maniera coerente con se stessa, coerente con il benessere di chi ci lavora dentro e coerente con il territorio che è intorno. Ecco perché il concetto di crescita organica quindi sussume un po' il concetto anche di capacità di adattarsi, no? Una crescita organica è anche una crescita, presuppone delle capacità adattive, perché è una crescita che si modifica a seconda del modificarsi delle condizioni di contesto. E quindi un'azienda che è strutturata dalle radici, dal momento della fondazione, o che decide a un certo punto di diventare un'azienda che cresce in maniera organica, sarà per sua natura più capace di affrontare le situazioni inaspettate. Perché avrà la capacità di modificarsi, cioè all'interno di se stessa avrà delle risorse che sono consolidate e che sono risorse che la rendono capace di adattarsi e di modificarsi. E quindi la rendono più idonea ad affrontare il cambiamento. Ecco, la crescita organica quindi però non significa non sapere dove andare, non significa non avere una direzione. Crescita organica significa porsi una serie di obiettivi, ciascuno dei quali però non va visto come un obiettivo intermedio all'interno di un percorso, che è un percorso lungo, ma è già stabilito, è già predefinito. Ciascun obiettivo è un obiettivo concreto, reale, definitivo, in cui ci si ferma, in cui ci si guarda intorno, in cui ci si dice bravi, perché il lavoro fatto per arrivare fino a un certo punto è importante. E quindi è importante anche dirsi ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'obiettivo, c'erano ancora fissi, e poi dopo quell'obiettivo lì diventa un momento di godimento, come arrivare in cima a una montagna e dire ah, che bello. Sono contento, sono felice. Dopo un po', però, questo momento di godimento diventa un momento di esplorazione. Allora, quel panorama che avevamo intorno, quel panorama che prima era semplicemente un piacere estetico, inizia a diventare un mondo possibile da esplorare. Ecco, questa è la crescita organica. Ciascun obiettivo che raggiunge il progetto, che raggiunge l'azienda, diventa all'inizio un momento in cui sono contento e guardo intorno. Mi colloco nella nuova situazione e poi dopo a un certo punto inizio a guardare e dico ok, adesso dove posso andare? E allora magari ci sono alcune direzioni che sono più naturali, no? Quelle che avremmo preso magari se in anticipo avessimo progettato tutto un lungo cammino e altre invece che non avremmo potuto immaginare e che si aprono. E allora nel momento in cui noi ci diamo il tempo, ci diamo lo spazio mentale di fermarci quando raggiungiamo l'obiettivo e di guardare a ciò che abbiamo fatto, ma soprattutto ciò che abbiamo intorno, a esplorarlo, a goderci il momento, a goderci la bellezza di ciò che c'è intorno. E iniziare invece a capire all'interno di questo panorama quali sono le possibilità. Ecco, dopo questo ci permette di iniziare dei piccoli percorsi di esplorazione, dai quali poi dopo definiremo un campo, un ventaglio di possibili opzioni, possibili nuove mete, ne sceglieremo una o due o tre. 50.000, una, due, tre che sono raggiungibili, capiremo dove andare, inizieremo con dei piccoli percorsi, ne sceglieremo una, la raggiungeremo e dopo ripartiamo. Ecco, questa è la crescita organica, che peraltro è un sistema, un modello di crescita che è applicato da tutta una serie di organismi viventi, sono muffe, radici, tantissimi esseri viventi operano in questo modo. Ecco, anche le aziende possono operare in questo modo. E
è diverso dall'avere un obiettivo di lunghissimo periodo e poi una serie di tappe intermedie già predefinite, ma non è detto che sia meno efficace, specialmente in un momento in cui la variabilità di contesto è una delle caratteristiche principali del mondo che ci sta intorno. Quindi, se apparentemente è meno efficiente rispetto al raggiungimento di un obiettivo di lunghissimo termine, bisogna considerare che una strada predeterminata molto lunga funziona, può essere immaginata solo in situazioni di stabilità. Se siamo in mezzo all'instabilità, non possiamo certo forzare dei percorsi di lunghissimo periodo, non dobbiamo finire a surfare tra le onde cercando di prendere l'opportunità quando capitano e che senza costrutto, ma semplicemente ci poniamo dei piccoli obiettivi che siano concretamente complicati a raggiungere, ma che una volta raggiunti ci diamo la possibilità di andare oltre e di fissarne altri.